Ricordarlo, è una bella pubblicità. Ma quanto sei bella, Marie. Che peccato che nonno Domenico, con l'età che tiene, non ce l'ha fatta venire fino a qua per portarti all'altare. Però tu ci devi fare una bella fotografia in una bella cornice d'argento. Zia Dora, glielo facciamo così grande che prende tutto il piano della credenza. Brava. Mamma, che c'è? Ma sono felice per te. Sei bellissima con questo abito bianco. Mi sono commossa. Eh già, è perché tu l'abito da sposo non te lo sei potuto mettere. Sofia sta aspettando ancora e io... E io non se ne parla proprio. Ma come mai Romano non è ancora arrivato? Ci ha fatto venire qui tutti a Predappio per fare una bella festa. Doveva arrivare questa notte. Ma ancora non c'è. Il prete ci aspetta in chiesa fra 20 minuti. Arriverà. Sono sicura che arriverà. Certo però che per l'occasione si poteva pure avvisare a Scicolò. Zitta. Non c'è. Io all'altare ci vado lo stesso. Ma t'ha detto? Ha detto che ci va lo stesso. Chiaro marito e moglie secondo il rito di Santa Romana Chiesa. Lo sposo può baciare la sposa. Mi ha raccontato che quando ci siamo conosciuti io suonavo questa canzone. Cara. Mi dica, donna Rachele. Ma mi puoi pure chiamare mamma se vuoi, sai. E mica perché hai sposato mio figlio, no. Ma perché fin dalla prima volta che mi ha parlato di te, ho capito immediatamente che sei una gran brava ragazza.
Grazie, donna Rachele. Raccomando, fai bravo te, eh? Sì, non ti conoscessi. Mamma Maria, qua! Sì, Romano, guardate qua, lasciatevi. 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 Lasciatevi.